Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Far Cry 6. Una cosa molto importante, se andate su Twitch Prime e Amazon Prime Gaming o qualcosa del genere, trovate un po' di roba, mi sa che anche armi a 4 stelle, che però naturalmente noi non prendiamo adesso. Qui c'era il jetpack qua, espansione. Ok, l'abbiamo preso. Questo veicolo è disponibile ai punti di ritiro del tipo corrispondente. Però qui non c'è il punto di ritiro del coso. L'altra volta, quando abbiamo finito, avevamo detto che da quest'altra parte c'era una torre molto alta. Allora, ragazzi, una cosa. Qua c'è un croc. Eccolo qua, mannaggia la miseria. Esse rapidamente. Non ci facciamo vedere da qua, po'. C'è un altro. Vieni qua, croc. Adesso rapidamente un'altra volta. Ok, soprattutto allora, una cosa che ho pensato, chiamiamo. Abbiamo pure questo K. Questo qui ce l'ha dati perché abbiamo la versione Ultimate, quindi noi rimaniamo un attimo con Guapo. Lo chiamiamo Guapo. Eccola. Che anche se quando dobbiamo fare le missioni stealth, secondo me lo dobbiamo mandare per il mare a Guapo. Però quando stiamo non stealth, Guapo è proprio buono perché ci sono un sacco di buoni motivi. E soprattutto perché sulla, come si dice, la fauna dell'isola qua, Guapo penso che ci dà una mano. Ma per esempio adesso non attacca, vedi, fa il cristiano Guapo. Vedi che là ci sta una pistola, me lo sentivo. Oh, però dobbiamo vedere dove sta il soggetto. Sta là dentro, vedi? Però non era l'unico. Andiamo da qua dietro. Non riesco a vedere. Sicuramente ci sta uno perché c'è il coso rosso, no? Sta pure dietro a noi. Ma chissà dove sta. Ma com'è possibile che non lo vediamo? Adesso abbiamo visto. Però, guapo, non ci è servito a niente, ma è una sicurezza in più. Oh, per esempio, questa Jeep. Vediamo un secondo. X. Scansione vietata sui veicoli militari. Non si può fare. Questo non lo sapevo. Ok. Questa è la torre che abbiamo visto là. Esatto. Vediamo un attimo se troviamo un po' di roba qua. Proviamo a salire qua sopra. Vai. Ok. Scusa, che cosa abbiamo? Vide? Elimina 1 milione di soldati. Ma questa è sfida community. Diciamo come? È impossibile. Elimina 50 soldati, ok. Due bombette spray. Questa qui le possono prendere tutti quanti. Quindi questa qui, sta roba qua, la utilizziamo. Ok. Guardate quanti granchi che ci sono. Babò. Non ci resta altro che vedere che c'è questo soldato e poi dobbiamo. Ma questo pure. Vediamo di usare il rampino. Ma ora voglio vedere una volta che siamo arrivati qua. C'è la scala. C'è un po' di roba qua. Recupera parti. Bulloni riciclati. Come facciamo a salire ancora? Forse da questa parte. Proviamo a scendere la scala. Uso il lampino.
Forse c'è proprio un'altra... come si dice? Sganciati. Sganciati. Forse bisogna usare il rampino in un altro posto, tipo là. Aspetta un secondo. Forse ho capito. Bisogna... usiamo il rampino qui, no? Poi saliamo un poco. Veniamo su questo tetto qua. Ci sganciamo. E da qua forse riusciamo a lanciare il rampino là sopra. Scusa, andiamo. Ok, un'altra, c'è un'altra opzione. Un'altra opzione invece è... lanciamo il rampino là. Giusto. Poi andiamo sopra tutto. Poi saltiamo e apriamo il paracadute velocemente e guardiamo là sopra. No, no, non ce lo fa aprire, non ce lo fa prendere il rampino. Forse dobbiamo saltare da là. Però ci deve essere un modo per... scusami, non è possibile che va solo col rampino. La gente come si fa a arrampicare là sopra? Zona di pesca al gungolo francese. Qua sotto non si va. Questo il rampino non me lo fa usare, vedete? Oppure bisogna andare fuori a quella... proviamo così, dai. Che roba è questo coso? Carne di animale rovinata. Aspetta. Carburante 1. Proviamo a risalire sopra. Ok, andiamo qua in fondo. No! Però c'era l'opzione di aprire paracadute. Mettiamoci proprio in fondo a tutto. Usa il rampino. Allora, va. Era l'opzione più semplice. Allora, dopo vediamo se possiamo... ma scusa, là ci sta un animale, perché? E soprattutto, perché non siamo andati ancora più in alto? Ci dobbiamo togliere da qua, se no arriva lo squalo. Guarda, dacci una mano. Animali alle strette, che ha fatto uovo? Non si è messa... oh, guardate, sta combattendo con lo squalo. Avete visto che serve portarsi uovo appresso? Da quando l'abbiamo tolto, siamo costantemente sotto attacco della fauna locale. Ok, questa è l'ultima volta. Stavolta ci dobbiamo riuscire. Speriamo che è buona sta pistola che ci dà. Ma perché è solo pistola? Ma questa pistola è semplicemente l'icona generica. L'icona generica che ci dice che ci dà un'arma. Non deve essere per forza una pistola. Vediamo. Cos'è il rampino? Che ce l'ha tolto. Facciamo un passo più a destra. Ok, così rampino. Una volta saliamo fino a sopra tutto. No, è un'arma unica. Fumidora e pure shotgun.
Questo però non si sale, no? Per l'arsenale. Vediamo. Mettiamolo al posto del fucile. Uno shotgun. Il primo sparo dopo la ricarica infligge più danni. Poi ci sono. Due mod accessori. Infligge danni da fuoco una piccola area. Ottica breve, gettata con lieve zoom. Oh. Mo lo proviamo. Allora, umidora, usiamo. Ok, su 1 l'abbiamo messo. Perché adesso abbiamo umidora su 1. Ah! Non è male. E poi la mitragliatrice che dà un sacco di colpi su 2. Perfetto. Poi questa è se vogliamo andare a pescare. Qui ci possiamo teletrasportare, vero? Ok. Oh, ci stava però. Un altro posto dove dobbiamo andare è questo. Qui non ci possiamo teletrasportare. E poi dobbiamo andare a vedere questa laguna virgine qua. Che ci sta. Quindi mo andiamo a vedere un attimo qua. Poi. Qua ci possiamo teletrasportare. Quindi andiamo là. Saltiamo. Apriamo il paracadute. Ci riusciamo ad arrivare fino a là a gioco? Perché, vedete, sono riusciti i soldati qua sotto. Il tempo di spawning dei nemici è di 3 secondi. Guapo, andiamo. Ci sono anche un cavallo qua in giro. Probabilmente quando sei con qua. Oh, guardate i fenicotteri, ma dai! Quando sei con guapo, stavo dicendo. Ma è possibile che non c'è niente. Allora, andiamo qua, spostamento rapido. Dobbiamo prendere due casse e dobbiamo controllare due luoghi. E poi abbiamo. Heard you were the one who ripped a fucking hole through Castillo's Bravo, blockade. siamo stati noi. Questo qui ha detto che siamo stati quelli lì che siamo riusciti a rompere il blocco di Castiglio. Siamo già diventati famosi. Allora, dobbiamo andare a prendere questa casa Libertad. Vai cavallozzo. Con spazio, in viaggio verso la distensione. Ma noi là sopra però già ci eravamo andati. Cavallozzi, perché ti sposti così? Non andiamo addosso a questo. Qui aiutami. Ma ce l'hai con me? Dove sta? Oh, adesso qua sono qua da fuoco a tutto. Diamo fuoco per questo cane, ma chi è che ci sta sparando? Zero cura. A cui non abbiamo dato fuoco. Ma forse non muoiono. Vai, guapo. Sono arrivati questi con. Come siamo morti? È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque questo fucile è abbastanza buono, c'è solamente il problema che non li uccide con un solo colpo i nemici. Però li dà fuoco. Abbiamo sbagliato un sacco di cose. Ah, e poi un'altra cosa. Che numero uno non abbiamo messo. Stiamo andando nella direzione sbagliata. Abbiamo sbagliato perché sicuramente
Non si capisce il nemico quando prende la copertura, nel senso che si vede la sagoma. Quello si mette dietro un albero. E tu non vedi che sta, perché vedi ancora la sagoma, pensi che sta ancora a tiro. Invece tu hai voglia di spararlo, soprattutto quando vengono gli scudi. Ieri sembrava che fosse libera la visuale, che non stesse davanti a qualche ostacolo. Invece stava dietro lo scudo, cioè abbiamo scaricato il mitragliatore appresso. Non è servito a niente assolutamente, perché... Naturalmente, fermo cavallo. Aspetta. Cerchiamo di farlo bene stavolta. Dove sta? Guapo. Ma muore, mo. Vede, quello non è morto. E poi da... Ma non è che abbiamo, quando abbiamo sparato, abbiamo colpito qualcosa. Oh, però con questo fucile, vedete, possiamo distruggere quei cose. Ma arriva un'altra macchina. Questo è proprio buono. Cioè i proiettili esplosivi. E qua perché ci sta questo coso blu? Guardate. Questo è il nostro cavallozzolo, no? Cavallozzolo, vieni qua che ci andiamo. Let's go. Be nice, horse. Aspetta, adesso però dobbiamo girare a destra. Come facciamo a girare a destra? Dobbiamo andare dritto e poi a destra. No, dritto. Vamos. E poi da questo a destra. Perché c'è scritto non oltrepassare? E poi dobbiamo passare quella linea qua. Qua ci dobbiamo fermare. Control per fermare il cavallo. Però si gira di 90 gradi. Adesso dobbiamo andare a destra. Come facciamo ad andare a destra? Perché là ci sarà zipline. Probabilmente se andiamo da qua funziona. Ci sarà qualche cosa per... Eccolo là. Là c'è un altro rampino. Ragazzi, ma io sono sicuro che qua, cioè sono, non lo so, no, non ci siamo venuti qua, perché queste cose mi sei ricordati. You're that guerrilla. You really came through for libertad with that. Questo, okay. Anche questo, no, banco da lavoro. Passiamoci, recuperiamo i rottami, e qua ci sta anche una cassa, però sta là sopra, come facciamo ad andare a prendere? Là già ci siamo andati, no? Sì, perché coltivazioni, sono le coltivazioni di Castiglio, del tabacco. Da qua non riusciamo a salire, sicuro. Ok, ho capito come si fa, si deve andare da qua. Vai, bello. Poi saliamo là sopra. Perfetto. Poi ci dobbiamo... come facciamo a passare da quell'altra parte? Prima sembrava semplice, c'era... C'era una specie di ponte. Vediamo se possiamo... No. Il ponte sta là, però... Passa da quello... Aspetta, forse... Da
da quest'altra parte allora. Hai, che vuelta. Ok, da qua. Sali. Passo il ponte. Questo distruggiamo tutto. Collante supremo. Ok, adesso vedete lì ci sono, cioè non ho ancora le navi, mi si... però non erano qua le navi. No, sono quelle le navi. Là sopra ci sta una cassa su una di quelle navi. Però io ho un'altra cosa che volevo fare. Volevo andare a esplorare questa zona qua, perché non ci siamo mai andati. Quindi adesso ci rispostiamo qui. E poi c'è un'altra cassa a sinistra. Prendiamo un cavallozzo, questa qua. You're that guerrilla, Danny, right? Mettiamo tipo... ritiro cavalli. Mettiamolo tipo qua. The one who broke the That's blockade. A good horse. E partiamo. Collozzo, dove vai? Da quella parte. Cavallo. Esploriamo un minimo l'isola. Anche se secondo me non ci sta niente, però l'altra volta alla fattoria abbiamo trovato delle cose strane. Poi questo qui è impossibile che tutto quell'area non ci sta niente. O quantomeno proviamo a esplorarlo un minimo dall'alto. Tipo quella torre là, non si può salire sopra. Fermo, ti fermo. Questo sembra un poco... come si chiama? Vedi che ci sta questo coso che dice guarda sopra. Recuperano danno. E questo che dice che bisogna andare là sopra. Dopo ci andiamo. L'occhio forse semplicemente indica il fatto che c'è un punto di osservazione. Però vediamo un secondo. Ah, qua ci siamo venuti. Là ci sta qualcosa, quindi può darsi che c'è qualcosa. E là c'è una vecchia torre. Dobbiamo scendere giù. Sopra. Cos'è il zipline? Dove ci porta lo zipline? How's it going? You Danny Rojas? Heard you gave Castillo hell with that rock. Non prende il cavallozzo, eh? Quindi l'occhio indica semplicemente un punto di osservazione. Easy now. Easy. I cavalli rossi significa che c'è qualcuno invece che... Go! Scusami, qua come facciamo a scendere? Easy now. Col paracadute. Ma pure ci sta. Oh! Aspetta, aspetta, aspetta. Ma chi è che sta sparando?
Ah, questa è la nostra base, quindi noi dobbiamo andare a sinistra da quella parte. No, da qua. Non penso che qui arriva lo squalo. Però guardate come è strano, perché qui ci sono queste cose blu che indicano qualche cosa sicuramente. Però qua sopra non ci sarà niente. Credo. Quel coso là dopo lo prendiamo e andiamo qua sopra, però prima, anzi no, ma lo andiamo a prendere adesso. Voglio andare a esplorare quella grotta e poi ce ne andiamo a nord. Sperando che non lo rompiamo il jet, il coso qua. Oh, là ci sta pure... Andiamo un attimo. Hello. Va bene. Hey. C'è una cassa qua, vedete? Volante supremo, questo qua serve. Però mi servirebbe di più la polvere da sparo. Ok, cerchiamo di non distruggerlo come abbiamo fatto ieri. Vediamo la radio. Dove stava la gruppa? Stava là. Oh, 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 oh. Attenzione, là ci sta uno che ci dice... Liberiamo questo. Prego, prego. 5 casse libertà rivelate. Ma dai. E ce ne sta pure una qua. Però non possiamo più utilizzare. Uno avevamo detto che stava dentro la grotta qua. Guanti da scrocco. Come guanti da scrocco. Ok, qua ci sarà un'altra moto d'acqua. Allora, mo un'altra però sta qua fuori. Queste due le prendiamo facili perché dopo ci teletrasportiamo qua, però queste due le dobbiamo prendere. Un attimo meglio i combattimenti, come farli, perché siamo messi proprio male. Cioè, moriamo sempre. Ok, quando ricarichiamo questo fucile, in qualche modo corriamo più veloce. Andiamo a vedere l'altro, cioè, questa è un'altra cosa di cavalli. Un'altra cassa.
Il metodo di Voltoso, questo tra l'altro è pure 2 stelle. E mo dobbiamo andare a prendere questo. Don't worry, I'm a friend. Nessuna strada da seguire. Ma adesso non possiamo richiamare. Vediamo se ci sta. Mezzi di trasporto. Ma i cavalli non li possiamo richiamare. Evidentemente no. Arsenale, queste qui sono tutte le dotazioni che abbiamo preso. Ah, questo qua, usiamo questo. Velocizza il recupero della vista. Gli animali, riduce l'ossimilazione dell'arma. Marchi i nemici dopo gli abbattimenti. Ma boh, questi qui sono tutti quanti cose che c'è nella versione Ultimate e Prime cosa. Quindi il metodo è rivoltoso. Maglia delle munizioni, questa mi sembra buona. Questa qua non ce le mettiamo. Qua ci sono qualche altra cosa che non abbiamo preso. Abbiamo questo di livello 4. Cyberjack, ma questo non lo possiamo mettere adesso perché se no imbrogliamo. Short, pantaloni delle munizioni, che è quello che abbiamo. E tutta sta roba qua. Magari li mettiamo più avanti. Parkour. Ottieni munizioni in peso dai soldati morti da una distanza maggiore. Recupera più carne di coccodrillo. Aumenta la resistenza. Vabbè, andiamo a passo così. Conviene scivolare per camminare. Andiamo sicuramente più veloci. Would have loved to have seen Castillo's face after we took out his blockade here. Ah, sapete che possiamo fare? A parte che qua c'è un cavallo, che non so come mai c'è un cavallo. Che... ma qua ci sta uno della resistenza. Nice prod, guerriglia. Oh, bella. Ma qua possiamo fare assolutamente una cosa spaventosa. Aspettate, adesso ci proviamo. Recupera in... chi è che ci sta uccidendo? Andiamo sopra. Jeans da scroppo. Ok, saremo ancora più sopra. Ci deve essere la cassa. Ma questa forse era la cassa. Allora ragazzi, vedete, sopra una di quelle navi c'è una cassa, sicuro al 100%. E penso non ci deve stare più nessuno, no? Quindi, visto che siamo confidenti che qua abbiamo preso tutto, ciao Leonardo, in che senso del Volvo? Del gioco? Non lo so, perché questa qui è la prima volta che ci gioco a un Far Cry, non ho mai giocati. Per adesso sono scarsissimo, eppure io nei giochi in prima persona mi reputo abbastanza forte, cioè Division 2
Era molto forte secondo me. Ma qua moriamo sempre. Sicuramente c'è un piccolo problema che riguarda il fatto che abbiamo ancora l'attrezzatura scarsa. E non ho capito bene, troppo bene ancora le meccaniche di gioco, però stealth non ne siamo riusciti a fare. Appena se proviamo ad andare tipo eccola la cassa, se proviamo ad andare in un posto tipo Rambo ci spezzano e ci fanno male, fanno il respawn troppo presto. Questo è un grosso problema, i personaggi, i nemici fanno il respawn troppo presto. Siamo morti un sacco di volte per colpa di questa cosa qua. Cioè tu fai, per esempio, stai in un posto, fai a qualcuno, poi vai avanti, poi torni un attimo indietro perché devi scappare. Intanto quello là che avevi ucciso dietro riesce e tu non te lo aspetti, no? Perché quando te ne sei venuto non c'è nessuno e muori. Però la grafica è bella, il gioco sembra bello, la storia sembra bella. Bisogna solamente mettere a posto un attimo, prendere le misure. Vediamo che succede più avanti. Mi sta piacendo? No, vorrei tanto giocare a Yakuza Like a Dragon, però può darsi che dopo diventa più bello. Allora, ma dove sta sta cosa? Può darsi che sia giù, perché giù c'era un altro livello, c'è un altro livello, adesso mi ricordo. C'è un altro livello giù, vero? Non c'era un altro livello. No, ci sta un altro livello giù. Non è che si entra da qua dentro, tipo. Qua dentro non si entra. E quindi deve essere per forza... Andiamo qua. Però naturalmente sono tutte opinioni personali, perché magari sono io che sono una pippa, perché non ci so giocare a sto coso. Questo dovrebbe essere la polvere da sparo, ti prego. M133. Ok, vediamo questo M133. Però è sempre uno shotgun, quindi... Ecco, questo qua è un problema, per esempio. Qua... Spazio e munizioni. Questo non si capisce. Adesso è uno schifo questo fucile. Però potrebbe diventare buono. Il problema è che non ci abbiamo... Non ci abbiamo polvere da sparo per fare le mod. Ok, questo qui l'abbiamo fatto. Quindi qua non ci dobbiamo nemmeno ritornare. Dobbiamo fare solamente... Dobbiamo prendere queste due casse qua. E poi da questa parte c'è questa cassa qui che si prende... Passando dal campo di Clara. Grazie Leonardo. Ah, e poi tra le altre cose, una cosa che ho fatto naturalmente, non ho comprato il gioco, ma ho fatto l'iscrizione a Ubisoft Plus. Perché così con 15 euro ci posso giocare, se poi dopo mi accorgo che non mi piace, basta cancellare la sottoscrizione. Questa è una cosa potentissima che non so perché le persone che hanno la PlayStation non hanno la possibilità di farlo. Come on. Easy now. Easy. Tra l'altro devo anche installare... Come si chiama? Anno 1800 mi sembra, che è proprio bello secondo me. No, tipo in Egitto guida. Ok, dobbiamo arrivare là sopra. Prima di scendere a cavallo bisogna premere control, ragazzi, perché sennò cadete giù. Andiamo da qua. Questo dovremmo riuscire a salire. Ah, e poi un'altra cosa, i nemici non si vedono. Cioè c'è un nemico qua dietro. Abbassiamoci.
Questo si è visto. È guapo, ha fatto il cane, vedete? C'ho anche il coccodrillo, perché non... Così si impara. Questi cani sono temibili, sono più... Certe volte, per fare il cane ci vogliono tre colpi. Per fare il padrone è più semplice, perché il cane si muove molto velocemente e poi ti salta addosso. Oh, facciamo un esperimento scientifico. Possiamo fare la scansione di questo monocolore acceso 3. Ah, questo qui prende sia il tipo di coso di veicolo e anche la pittura. Aspetta un secondo. Ok, dobbiamo solamente trovare... Oh, qui. Ha detto il ragazzo l'altra sera, basta usare il macete. Tranquillo, come... Come ci è venuto l'elicottero? Questa è la prima volta che troviamo un elicottero, ma già lo so che... Come va a finire? Che è sta borsa? Questa sono i pesos. Secondo me moriamo se ci proviamo. Vabbè, andiamo avanti. Dobbiamo andare da quell'altra parte sicuramente, perché ci sarà la strada blu. Sicuramente, naturalmente, non ho perso parola, però c'è la zipline qua, vede? Quando c'è la strada blu c'è sempre un modo per andare avanti. E quello col cavallo non lo sa. Comunque, il problema è che non abbiamo messo il segnalibro. Ma mica sta sopra... No, non sta sopra qua. Dopo ci dobbiamo... Sta qua. Sopra quella cosa ci siamo andati già, ragazzi. Vi ricordate? Sono quasi sicuro. Perché quella lì dove stava... Dove stava il cavallo... No, quella dove stava il cavallo... No, qua ci siamo già stati. E non ci ho fatto vedere la cassa che stava qua dietro. Quanti da rivoltoso. Vediamo se questo... Questo già ce l'abbiamo, forse, perciò ci ha dato X. Ah, e poi un'altra cosa, ma io non capisco, ma se mi butto col paracadute da qua, non riesco a arrivare nemmeno, questo è guapo, non riesco ad arrivare nemmeno, non dico là fuori, ma manco... Vediamo dove arriviamo, eh. Secondo me non ci riusciamo ad arrivare là dentro. No, non lo apri nemmeno, ok, apri il paracadute. Va benissimo il paracadute. Andiamo da qua. Hey, voilà. È troppo piano, ci vuole un sistema di trasporto un po' più veloce. Ok, ultima cassa, ragazzi. E poi andiamo a fare... Che andiamo a fare? Ah, e poi dopo cambiamo isola. Perché abbiamo preso anche la cassa che stava qua sopra. Qua, da questa parte non c'era più niente, sicuro. Che mi ricordo, quindi andiamo al campo di Clara e andiamo anche al banco da lavoro, perché vediamo se abbiamo preso un sacco di potenziamenti, sicuro che possiamo fare per il supremo, che ancora non abbiamo capito a che servono, o che per, diciamolo meglio, che ancora non sappiamo utilizzare troppo bene. Ok, abbiamo due polveri da sparo, ragazzi. Allora facciamo una cosa, possiamo fare ben due potenziamenti. Questo qua sono i fucili unici che non possiamo cambiare.
Proviamo a cambiare questo, mettiamoci uno. Questo è il fucile migliore che abbiamo, penso, finora. Usa banco da lavoro. Dobbiamo metterci un'ottica migliore. Mettiamoci questo per adesso. E poi? E poi questo qua è il silenziatore, perché questo qua c'aveva pure il silenziatore. E spazio munizioni. Ok, e questo qua è giusto. Che sia così. Adesso possiamo migliorare anche questa qui, non penso che serva. Anche perché non possiamo mettere ottiche che sono migliori. Questo è il silenziatore che non serve assolutamente a niente, perché ci vedono. E questo qua ce l'abbiamo. Dobbiamo solamente migliorare la mitragliatrice, che a questo punto che ci possiamo mettere? Munizioni perforanti. Ok, siamo diventati un poco più forti. Vediamo il nuovo mirino. È un poco più cristiano sto mirino, eh. Perfetto. E adesso andiamo a prendere l'ultima cassa. Dopo la parte, anche se quel fucile che scoppiava non è che mi dispiaceva tanto, eh. Allora, come fa questo cacciavite adesso paracadute a non... prendiamo pure il cavallozzo qua. Vogliamo provare anche... oh, guarda questo, che senso ci dà il cavallozzo. Ricordiamoci che teniamo il silenziatore. Da sopra il cavallo non possiamo, possiamo utilizzare solamente la pistola. Guarda tu arma. Ora, ok, andiamo al galoppo. Sì. Questo è un posto un poco... zona di caccia al cervo. Nuova zona di caccia rivelata. Questa è la prima zona di caccia rivelata. Ok, mo... control. Perfetto. Grazie. Mo cerchiamo di non morire. Ci sono tre nemici, ho contato, mentre venivamo qua. E non ce li fa vedere più. Sono disgraziato di gioco. Come mai? Ah, e poi questa è un'altra cosa, un altro bug, esatto. E tu vai in un posto tipo questo, hai visto quando i nemici c'erano? Adesso non ci stanno più. Ma soprattutto se vai in una base nemica e provi ad affrontarla, quelli ti uccidono due o tre volte, a un certo punto piglia e scompaiono tutti i nemici e poi puoi prenderti tutto quello che c'è nella base. Ci è successo già due volte. Ok. Adesso come ci arriviamo lassù? Ci sta... il zampino da quell'altra parte. Come facciamo a prendere il zampino da questa parte? È impossibile. Forse si entra da qua? C'è una scala da qua dentro. Ah, il rampino da dentro si prende. Va.
Rapporto da scroll. Ok, mo questo qui com'è la zona di caccia al cervo. Vigili resistenti. Ma dove lo troviamo un cervo adesso? Quello è un cervo. Oh, quello mi sembra un cervo impazzito. Quello è un cane. Eppure amico nostro. Forse il cervo sta da quell'altra parte. Vediamo solo un secondo, ragazzi, poi dopo ce ne andiamo. Quello è un coyote. Mo guapo lo va a uccidere sicuramente. Ragazzi, qua ci sta un boss che non ci siamo mai andati. Quasi sono di grado 4, dobbiamo stare un attimo attenti. Secondo me non c'è niente. Better watch myself here. Però qua ci dovrebbe essere sicuramente due soldati, no? Uno sta sopra quel cavallo. Guapo, non fare il cretino. Ah, adesso mi sono ricordato, qua già ci siamo venuti. Apriamo! Ma come l'ho preso in testa? Sì. Guarda, stai attento che ce ne sta un altro là. Ah, e poi una cosa bellissima però di questo gioco è che ci sono un sacco di mezzi di tipo diverso che si possono prendere. Oh, questo qua lo possiamo liberare. Regos. Quello là c'ha il... come si dice? C'ha il carro armato, proviamoci a spostare da quella parte velocemente, va. Ci voliamo così non ci vede. Però siamo due, uno sta sulla torretta. L'ho ucciso? L'ho ucciso. Come ha fatto questo qua ad arrivare fino a qua? Ragazzi, è detto tutto ciò. Penso che possiamo considerare quest'isola completata. A meno che... Ah no, non siamo... Qua siamo andati a vedere, sì, sì, più o meno. L'unica cosa che non abbiamo fatto è questo mammutito. Però mammutito, quando siamo andati a provare l'altra volta, ci ha fatti neri. Penso che ancora non è cosa. Adesso possiamo scegliere i Montenero, le leggende o i Maximus Matanza. La tizia ci aveva detto di iniziare. Perché ci sta qua? Di iniziare, perché qui abbiamo tre isole. Madrugada, Valle d'Oro e l'Este. E questo qua è Castillo, che si fa alla fine dopo, penso che dopo che, fatto, che abbiamo fatto tutte queste tre, dobbiamo secondo me iniziare da questo punto qua. Attiviamo questa operazione, incontriamo il Montenero, perché era quella che ci aveva anche consegnato lei. Ora la domanda è: come facciamo ad arrivare fino a qua? Non lo so, spostamento rapido. Cipelago Zomo. Sto qua.
Nobody's using the workbench right now. Just saying. Ecco, guapo. Incontro a fine. Dove sta il... metallo. Poi un'altra cosa che abbiamo sbagliato è il supremo. Il supremo, eccolo qua. Possiamo mettere i mod. Possiamo fare un sacco di mod perché aumenta lievemente la resistenza alle munizioni anti-uomo. Scusa, quanti mod possiamo montare su 3 mod? Questo mi sembra proprio buono, questo qui. Installiamoci questo. Poi ci possiamo mettere anche un altro gadget. Che altri gadget abbiamo? Da dinamite. Questa cosa. Arma da lancio silenziosa. Mettiamoci pure questo. E poi... ah, questi mod costano... un sacco di roba. Ok, però adesso siamo un poco più forti, eh. Arma secondaria, pure ci vuole la polvere da sparo, vediamo. Mod, questa qua, polvere da sparo e polvere da sparo, quindi per adesso le pistole non ci spendiamo manco un euro dentro. Mo il problema è capire come arrivare sulla prossima isola, perché uno sta a 2500 km. Scusa, non c'è un posto... aspetta, forse qua c'è questo ritiro barca, dobbiamo andare con la barca, eh. Andiamo a vedere pure il negozio che tengono. Mettiamo un segno libro. E poi tra l'altro chissà se dentro a queste torri ci sono oggetti, ma non... è possibile che ci siano oggetti, eh. Anzi, è altamente probabile che ci siano oggetti, però non casse, secondo me. Andiamo a vedere, là ci sta una cassa, ragazzi, perché c'è qualcosa... andiamo a vedere un secondo, come facciamo a salire? Da qua. Andiamo qua. Se questa qui non si sposta come... probabilmente rottami. Guardiamo con questo, vediamo che ci dice. I never seen anyone fight. Ah, questo è Raiza. You left those ships burning wrecks. Come on, I had help. Glad I quit the military before you came along. Mm-hmm. Ma... hai paracadute! Forse su quest'isola qua non ci abbiamo il paracadute. My best customer. Got what you need. Straight from the black market. Vediamo questo che ci vende. Ah no, qua possiamo barattare. Che possiamo comprare? Oh, ma guardate qua, qua ci sono altre cose del supremo. Quindi ci sono diversi supremi che possiamo... AK-47, questo qui era buono su cosa, la Subdivision. E che vuole questo qua, per esempio? Penso sta Ariani. Vogliamo provare questo. E acquistiamo, eh. E per acquistare queste cose bisogna usare...
Questo lo prenderei. Prendiamoli tutti, ragazzi. Questa non è stata una buona scelta, probabilmente. E poi modifichiamo questo AK-47 dentro. Aspetta. Sì, usa il banco da lavoro. Seleziona. Vediamo che ci possiamo mettere. Silenziatore, assolutamente. Spazio ottica, ci possiamo mettere questo qua. Secondo me questo è buonissimo, ragazzi. E le munizioni ci possiamo mettere queste qua. E mod? Non ci possiamo mettere niente. AK-47. Dani! Mettiamo quello, eh. Il caricatore da 30. Let's do business. Uh-huh. Non ci posso usare manco la ruota delle armi qua. Perfetto. Questo qui chiama un'imbarcazione. E chiamiamo questo qua, penso. Dove sta? Bello posto di guida. Ma ce ne dobbiamo andare veramente così. Dobbiamo andare qua, però dobbiamo fare tutto un giro. Vabbè. Proviamo. F4, molto. 4 clacson. Andiamo da là. Ma non ci credo che dobbiamo andare così, dai. Dobbiamo andare così. Ora là, quindi hanno attaccato quella barca, ha attaccato quell'altra imbarcazione e l'ha fatta saltare in aria. Ma non è una cosa. Oh, ma questi di Castiglio sono proprio gentaglia, eh? Oh. Su quest'isola qua sicuramente c'è qualcosa che bisogna venirci, no? Là ci sta una specie di campo. Qua si può mettere un'altra persona per utilizzare il fucile. Questo gioco qui si può fare anche in coop, però chissà come funziona la storia in coop. Forse ci sono solo delle missioni da fare in coop. Qua c'è un campo di nemici, per esempio. Madrugada. Clara, who am I looking for in Madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of a group of farmers trying to take back their land from the army. But he'll never meet with you. Why not? He's what you would call old school. Doesn't like outsiders and doesn't trust anyone except family. Great. Don't worry. Philly can help you. He's your inn. He's at his shop near the Martinez airstrip. Nothing comes easy. Nothing worth fighting for. Suerte, Dani. Suerte, suerte. Allora, un'altra cosa che dobbiamo scoprire, invece, queste cose qua chissà che se servono. Però queste sono una. Fermo, fermo, costa del mare. Qua ci stava il simbolo fermo. Esci un attimo. Dammi la mappa. Questo c'è qualcosa qua sotto. Eccola là. Chi è?
Guapo, dove stai? Andiamo a prendere la cassa velocemente. Ecco, sta arrivando Guapo. Qua ci sta pure un luccio. Che è sto coso? Barracuda. No. No, perché non riusciamo a uscire da qua dentro? Non morire. Guapo. Quella... Non so questa se ci possiamo salire. Vediamo se c'è qualcosa. C'è qualcosa pure qua sotto. Ottieni gadget per cruscotto. Mamma mia, meno male che stava Guapo. Ma dove sta quell'animale quadrupede? Invece di darci una mano a noi. Guapo è a terra. L'hanno ucciso. Così si impara. Non vi preoccupate, ragazzi. Guapo si ripiglia sempre. Tra poco arriva. Nuova caccia al tesoro di... Che fa questa? Sta pregando. Parliamo un attimo con questo, eh. Over here. Geria. Got word of an anti-aircraft site. Marking it on your map for destruction. Thank you. Ok. Creatura letale. Chiamiamo Guapo, amigos. Ah, Guapo ora si sta ripigliando. Proviamo pure sto coso. Già mi sento più professionale. Secondo me dovremmo scassare quel coso, perché così se ce ne dobbiamo scappare ce ne scappiamo. Secondo me ci sta. What was that? Sounds like it's coming from that shed. Dal capanno, da qua. Richiesta la chiave del capanno. Io ci sto qua dentro. C'è un qualcosa dentro a quel capanno. Forse aspetta. Entriamo qua dentro. Forse qua dentro sta la chiave. Qua ci sta questo coso qui. E poi questo qui. Chiusa, richiesta chiave. Però non è una di quelle casse strane. Servizi segreti FND. Informazioni ottenute dalle nostre fonti rivelano che i guerriglieri locali hanno condotto con successo operazioni di sorveglianza sui nostri lanci di rifornimenti. Alla fine di evitare che i terroristi si impossessino delle nostre scorte, abbiamo messo in atto una sorveglianza sulla loro posizione di sorveglianza. Ok. Tra le altre cose, già ce l'abbiamo presa la... le scorte una volta, però non è tutta questa cosa. Parlando con l'amico di Giulietta che mi ha recuperato la chiave, che mi ha recuperato un'arma, e quella piccola merda mi ha mangiato la chiave della custodia. L'ho intrappolata nel capanno e devo trovare un modo per chiudere la questione. Mi serve del fuoco. Io e la comandante andremo all'inferno insieme, urlando tra le fiamme. Non c'è altro modo. Allora. So you're trapped in the shed. I think it's time we met, Mongos. Ah, e là ci stanno le chiavi. Ragazzi, qui ci sono diverse teorie. Però una cosa che dobbiamo vedere. Questa è modalità automatica. E poi traffico. Tutto automatico.
Che è sta cosa? No! Oi! Get back here! Aspetta un secondo, facciamo un... Dove sta il... Il tostatore? Perché non si muove? Spostatevi, spostatevi! Contro il tostador non si scherza. Chiave della scorta. And thank you. Your mongus reign of terror is over. And thank you for the key. Secondo. Chiunque venga scoperto a ospitare fuggitivi verrà punito secondo la legge Yarana. Questo è un convertimento che riceverete. Ok. Ma perché scappano tutti quanti? Ma forse ancora per la mangusta qua. Amici, ce l'ho fatta, l'ho preso. Mi ha tormentato troppo a lungo. Sopra la mia casa non l'ha fermato. La recinzione non l'ha fermato, ma ce l'ho fatta. Sarà la larga da casa mia. Sono andato a prendere della benzina da lui, smetterò fine questa storia una volta per tutte. Sarà anche una mangusta, ma per me sarà sempre la comadreja. Ma già l'abbiamo ucciso. Ah, forse perché... ok, dobbiamo prendere semplicemente per finire la quest. Basta aprire... Questa cosa. Non so niente, penso. Sono in nascosto. Interagisci. Dove se ne dare? Un'altra pistola. Madonna. Una pistola non ci serve. Andiamo qua dentro che ci sta. Carburante. Carburante. Non capisco ancora tutta sta roba che ci vuole dare il gioco, a che serve? Perché il carburante, ne abbiamo preso miliardi di milioni di carburante. Qui ci sta questo coso che ancora non abbiamo capito che roba, a che serve. Gran premio degli ARA, pure questo ci sta. Nuovo Gran Premio rivelato. Qua sta andando tutto a fuoco la... Il paesino. Found your number on a poster about racing. Oh, if you like racing, you call the right number. We do it guerrilla style. Each track is marked with checkpoint players you gotta drive through. Try to beat the best time. You in? Fuck it. I'll try it. That's the racing spirit right there. I like you already. Suerte. Suerte. Possiamo la cosa qua. Ah, e poi dobbiamo fare un'altra cosa. Naturalmente dobbiamo togliere questo e rimettere il nostro super fucile. Questo qua. Ragazzi, userei questo. Questo è proprio una schifezza di fucile. Ok. Allora, andiamo da... Possiamo tutto. E ancora dobbiamo provare come funzionano. Oh, guardate qui, questi vendono i gelati, penso. Oh, questo vende pesce. La magia dei figli. Officina la magia dei... Incontra figli, incontra il Montero. Però questo qua era quello là che dicevo che non voleva parlare con noi. Colorful.
Are you Philly? I'm Danny. No, 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 no. No Philly here. Philly Barzanga. Whoa, what's in your bag? Know where I can find him. Cerveza. So who's in charge? Everything got another purpose. And you come here for a second. You just come here. And you hold that down for me. That's a dead man switch. One move. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Clara, Libertad. That's a big name to throw around. Chorizo. Questo così vedeva da tutte le parti. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's gonna help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, eh? I'm no hero. Chorizo, I warned you, Philly magic, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great, take me to him. No, 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 no. Step one, Philly needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero? See the... Chorizo, come on, let's go back. Espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La Espada, man, she's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. Well, then don't let the potion get you down. Fucking comedian. Philly dice che è stata vista alla piantagione di tabacco. Dobbiamo trovare Espada. Questo gioco qua. Attenzione. Okay. Veicolo terrestre. Così forse la finiamo di andare in giro per senza niente. In realtà a piedi. Qua c'è una cassa. Un'altra cassa. Qua dentro sicuramente non c'è niente. Oh, attenzione. La caverna nell'abisso blu è vietata ai nuotatori di tutte le età e livelli di esperienza. Se pensate di avere abbastanza fiato, vi sbagliate. Oh, qua abbiamo preso un sacco di roba. Questo è un bugno, dobbiamo per forza andare qua per primo, no? Qua non sappiamo che cosa c'è, però anche qui ci dovremmo andare un secondo. Questo qui non sappiamo che roba è. Mettiamo. No, voglio prendere. Dove stanno quei super mezzi di trasporto? C'è un altro punto esclamativo. Comunque, gli steli saranno pure belli, però. Questi qua sono un po' esagerati. Intercettazioni e fornimenti. Però qui la voce del... Oh, guarda qua! Ciudato con il ferro, chissà che significa. Uh-huh.
Oh, forse i comandi di questo qua sono gli stessi comandi, perfetto. Guardate, qua si può prendere anche l'elicottero. Però per adesso non lo prendiamo. Dobbiamo andare a quel punto a 341, segui strada. Nessuno, come nessuna strada da seguire. Aspetta, vediamo un attimo. Dobbiamo fare tutto sto giro. Facciamo tutto sto giro in viaggio verso la destinazione. Billy, who's this? Danny. No, the guerrilla you tried to blow up. Oh, the hero, che hola! What's this plantation look like? You know, cigars, white suits, dinner parties, except with guns. Come on, big city hero. You're in the west now. It's a plantation. Yeah, it's man. A building with tobacco all around. Espada got her size on a lieutenant, so she's probably inside. Who is she after? I don't know. The Monteros play it quiet here. And you might actually want to try doing the same. Centro di Sicadoni, Parco Serpentino, ma guarda qua. Ma perché ne mettono dietro a sta casa, no? Hey, Clara. Make contact with Carlos Montero yet? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah, yes, Camila. Do whatever it takes. We need the farmers behind us if we're going to take the west. Head in there now. Call you once I've met Carlos. It'll be great, Danny. Carlos is going to love you. Qual è qui? No, questo. Ragazzi, proviamo. Un coniglio. Questo è il nostro super mezzo di trasporto, eccolo qua. Poi guardate questo ragno gigante. No, altro che ragno. Aspettate, fermi. Ricarichiamo pure. Guardate questo. Questo qua stava con la postazione qua, con l'arma fissa. Ora cioè, è a manovella, aspetta, proviamo a sparare. C'è una oh, adesso mi sento. Questo qua potremmo. Queste. Come si dice? Questi mezzi di trasporto qui li potremmo utilizzare. Per andare. Abbiamo completato un'altra sfida. Per andare a portarle da qualche parte e poterle prendere dopo. Però non so dove si vanno a posare qua. Dobbiamo salire là sopra adesso. Però effettivamente abbiamo sbagliato a stare troppo su quell'altra isola. Magari ci ritornavamo dopo. Guardate sta bestia. Ma che è sto coso? Ma è una specie di. Andiamo da quell'altra parte, va. Attenzione. Lo facciamo. Aspetta. Andiamoci a sbattere. Ci sono la miseria. Parcheggiamo qua. Facciamo un. A posto di questo ci mettiamo. Come si chiamava quel fucile?
Forse non era un fucile. Era questo, shotgun unico. Ah, possiamo mettere. Ok. Perfetto. Usiamo lo shotgun unico. E speriamo a questo coso. Vediamo se ci dà l'esperienza. Giunto lo sverdare sul ruolo. Potremmo lograr qualsiasi cosa. Vediamoci questo, se viene qualcuno, non siamo stati noi. Ci ha dato 10 di esperienza, che probabilmente non è moltissimo, ma è qualche cosa. Dove dobbiamo andare? Qua sotto. Siamo quasi arrivati, però parcheggiamo andiamo a piedi. Oh, non ci dovrebbe essere qualcuno qua. Scorta costiera, costa del mare. Interagisci. Mohote supply drop diverted. Confirm retrieval at new location. Copy. On the way. A special delivery. Just for me. How nice. Oh, questo qua sono i rifornimenti. E dove sta il fumo giallo? Dai, gioco, fammi vedere dove è il fumo giallo. Vediamo se ce lo fa vedere così. Non ce lo fa vedere così. Ma è possibile che è quello a 1240 davanti a noi? È esattamente quello. Dobbiamo andare a prendere. Mannaggia la miseria. Dove abbiamo messo il mezzo di trasporto? Secondo me non ce la facciamo. Sali. Dobbiamo mettere anche un segnalibro. Mettiamo un segnalibro qua. Abbiamo rotto? No, ci siamo, siamo ancora vivi. Da dove dobbiamo andare? Vediamo un secondo come. No, bisogna seguire la strada. Perché in linea d'aria non ce la facciamo. Prendiamo la macchina di questo. Vediamo se è un po' più veloce di quella cosa. Ma questa è una carretta, mannaggia. Dovevamo girare. La possiamo ancora fare teoricamente se sta carretta si muove. A quando andiamo? A 40 all'ora. Quell'altro coso andava più veloce. Gira, bello, gira ancora. Lasciamo dal veicolo. No, a piedi non ce la facciamo. I better hurry up. Non c'è nessun. Un piccolo mezzo di trasporto. Chiamiamo il mezzo di trasporto.
R, chiama un veicolo. Need some wheels. Dove sta? Qua c'è pure un cavallo. Guerrilla, the army's got a checkpoint and it's cutting off one of our supply routes. Taking it out would be a big help to the cause. Grazie. Ok, nuovo obiettivo rivelato. Andiamo con Lozzo. Abbiamo 7 secondi. Ah sì, you're okay. Cogno, I missed my chance. Non ce l'abbiamo fatta. L'avevo pensato col paracadute, però visto che siamo appena arrivati su quest'isola, non sapevo se riusciamo a trovare un mezzo di trasporto giù. E visto che siamo appena arrivati su quest'isola, mo mi sa che non abbiamo manco un teletrasporto, mannaggia. Però forse abbiamo fatto un errore. Secondo me abbiamo fatto un errore a rimanere troppo sulla prima isola. Vediamo che ci dà. Volante supremo. E poi c'è un altro problema. Allora, questa qui la dobbiamo prendere per forza. Questo qui lo possiamo rifare. Assolutamente. E quindi adesso lo rifacciamo. Però qua c'è un ritiro barche. Ci dobbiamo andare per forza perché... Ma come? Da dove è uscito questo coccodrillo? Che siamo a 8 km lontano dall'acqua. E soprattutto un altro coccodrillo. Ma qua poi è ancora morto quell'altro. Si carica e pure cura. Poi è arrivato questo. Vamolo. Guapo, che fine ha fatto? Quando muore Guapo si deve richiamare. Questa è un'altra cosa che non avevamo capito. Mister Red, ci stai giocando anche tu a Far Cry? Usiamo questo, sennò la gente si spaventa. Non si permette cubita bibita. Mettiamo un'imbarcazione. Andiamo qua sopra. Ragazzi, non abbiamo preso nemmeno un teletrasporto ancora. Vediamo qua dentro che c'è, per i soldi. Qua c'è la tizia che prega. Piano piano andiamo, facciamo tutto. Ci dobbiamo la borsa di questa. Aspetta, qua perché ci sta un guerrigliero qua fuori? Queste non sono delle casette così. Che strano. Vabbè. Non ci abbiamo niente, ragazzi. Non ci abbiamo nemmeno un punto di teletrasporto. Ma questo qui ti dà dell'esperienza?
Allora, io direi di andare a fare sicuramente questa stazione meteorologica Cortina. Sicuramente. E questo qua lo possiamo anche fare a postazioni contrarie, sicuramente, perché basta, dovrebbe essere anche abbastanza semplice. Oh, guardate questi soldati qui, a parte che sono tre. Poi ci sta una cosa dietro, io direi di non attaccarli. Questi ci fanno neri. Be nice, horse. È troppa gente. Fermo. Falli andare. Mettiamo il segnalibro. Qua. Wow. A quello lo dobbiamo per forza aiutare. Oh no. Forse. Ok, ricarichiamo. Perché questa qua ci dice la posizione dei 8 casse libertate, cioè ti ho detto dove stanno. E ci rubiamo anche la macchina di questa, così si imparano. Punti di ritiro. Non ce ne sono su questa macchina. Spegniamo la radio. Su quest'isola ancora ne abbiamo preso un punto di ritiro per la macchina, quindi... Allora. No, non dobbiamo fare così. Hey Clara, no any reason the military would take over a weather station. You're in the west, right? I've been wondering about that place myself. See if you can find a computer. It must be logging whatever they're up to. Sure, I'll take a look around. Ma facciamo una cosa. Allora, visto che siamo sempre scarsi, non ci mettiamo. Innanzitutto ci abbassiamo. Dobbiamo prendere questa stazione qua, meteorologica. Vediamo quanta gente ci sta. Là ci sta una cassa con una pistola. Là c'è un soggetto. Là c'è un altro soggetto. Ci saranno un miliardo di soggetti nascosti che da qua non li vediamo. È impossibile che ci stanno solo due persone. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Va. Imbrogliamo. Prendiamo questa... Dove sta? Questo super fucile da cecchino cubo con... Questa è una cosa che non volevo fare, però... Tratteniamo il fiato. Questo mi sembra un... Oh, vedete, lì ci sono quelli lì che si sono allertati. Ma ci mandiamo a guapo. Tieni il fiato. Guapo, vai là, vai. Vai là a distrarre. Guardate la condizione su uno. Vai, guapo, vai. Guapo, che ci fai qua? Ma come sono stati chiamati i rinforzi? Come mi hanno fatto vedere là fuori? Perché dovevamo fare a quello là sotto, che probabilmente è quello lì della radio. Però penso che sì. Dirigi. Vai, guapo, vai, vai a pigliare. Altri 7 colpi, non è che. Il medico purtroppo. Vengono, non vengono. Guapo, mi devi andare a prendere a quello. Però c'è qualcuno che mi sta sparando. Forza.
Quello con un cecchino. Guapo, che fine ha fatto? Forse sei troppo lontano, guapo, non ci arrivo fino a là. E poi c'è sta quello là sopra. Ok, ora ce ne dobbiamo andare. Abbiamo un solo colpo. Usiamolo. Ah, of course. Ma cazzo, ci avviciniamo. Quello l'abbiamo ucciso. Il problema è che se non ci muoviamo questi fanno il respawn, secondo me. Curiamoci, va. Ce ne sono rimasti solo 3, sicuramente. Andiamo a fare il giro da quell'altra parte. No, ce ne sono 4, perlomeno. Ci andiamo. Guapo, mo tu li vai a distrarre e io li ammazzo da dietro, ok? Vado pure l'elicottero. Aspetta, andiamo da quell'altra parte. Come facciamo a salire sopra al tetto? Da qua. No, stanno trovando. Sali. L'elicottero. Via da cura. Vai. Dove sta l'elicottero? Ok, aerea ricarica, ci... Ma va. Se non ci fosse stato l'elicottero, no, ci saremmo riusciti. Mannaggia la miseria. Però abbiamo anche imbrogliato, perché abbiamo preso... Riproviamo. Any reason the military would take over a weather station? You're in the west, right? I've been wondering about that place myself. See if you can find a computer. They must be logging whatever they're up to. Sure, I'll take a look around. Però fa un casino della Madonna sto coso. Qui ha trovato un corpo. No. Zeta cura. È arrivato già l'elicottero. Speriamo bene. Watch your back, Danny. They've sent reinforcements to your position. Danny!
No, 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 non salire su, non scendere giù. Oh, non riesco a vedere dove stanno. C'è pure un cecchino, ma dove sta? Sta là sopra. Capiamocene da là dietro, eh? Vediamo se ci usciamo. Guapo è a terra. Questa non è una cosa buona. Però abbiamo fatto l'elicottero e uno giallo. Oh, se riuscissimo a fare il resto. C'è uno là, lo vedete? Adesso non c'è più. Danny, I've spotted reinforcements on the road heading your way. Ma quanti rinforzi ci sono in questo gioco? Là ci sta un altro. Distruggiamo quella telecamera. Oppure quella là. Non si può distruggere quella. Non capisco chi è che ci sta vedendo. Ok, quello là sopra al... C'è uno sul tetto. Vieni un poco più qua. Un altro cecchino. Lo premo pronto. E ora lo usiamo. Là ci sta un altro cecchino. Siamo morti, no? Senta cura. A quello là dobbiamo fare, ragazzi. Ok. Là pure ce ne sta un altro. Ok, abbiamo fatto tutto. Guapo è a terra. Diamo. Ce ne sta un altro qua dietro. Ce l'abbiamo fatta. Ma dai. Però comunque abbiamo imbrogliato. Ma purtroppo se uccidevamo quell'altro fucile da cecchino non ce la potevamo mai fare. Oh, questa è una grande conquista, perché abbiamo preso perlomeno già, esatto, uno spostamento rapido. Oh, però
Possibile che qua ci sono un sacco di casse. Andiamo a prendere un secondo. Oh, qua dentro sarà. Eccola qua. Oh, anche polvere da sparo. Questo qua è perfetto. Poi bisogna capire anche nelle stazioni. Fai. Oh, guardate, poi qui possiamo prendere anche gli elicotteri, eh? Forse non possiamo prendere, però possiamo richiamare un elicottero. Adesso facciamo una cosa. Qui ci deve essere. Ok. Usa chiave. Le banane. Ma perché hanno messo le banane qua dentro? Ci sarà un motivo. Un po' di. E poi ci sono la cassa FND, eccola qua. Un'altra polvere da sparo, così ci abbiamo. Questa è una cosa buonissima che abbiamo preso tutta questa polvere da sparo. Vediamo dove finisce sto bunker. Questo esce sicuramente da qualche altra parte. Si sente guapo che sta facendo qualche cosa, però non si capisce che cosa. Tutta questa roba che prendiamo ancora non abbiamo capito bene a che serve. Ragazzi, teoricamente potremmo utilizzare l'elicottero, però non lo facciamo perché ci sta proprio qua la postazione contraerea gamma. E se abbiamo, penso che se, come prendiamo l'elicottero da qua, così qua ci sparano. Quindi la prima cosa da fare, penso che fare questa stazione contraerea gamma 312 metri. Ah, e poi un'altra cosa, vedete, adesso proviamo a fare un esperimento scientifico. Ci abbiamo. Anzi no, facciamo così. Arsenale, questo qui, utilizziamo, abbiamo detto che era un fucile, questo qua. Aspettiamo che passano un attimo quelli. 3. Distruggiamo quello. Adesso vediamo una cosa, ci abbiamo 6 di 27. Se ci teletrasportiamo qui, magicamente ci dovrebbe rifornire il massimo delle armi e il massimo di tutto. Vediamo un secondo se è vero. 7 di 26. 6 di 27. Ci abbiamo tutto pieno, però è impossibile che. Secondo me è come dico io. Se si fa il coso, come si chiama? Se usate il teletrasporto è molto probabile che vi rifornisce tutto. Hola, hola. Oye. Guarda là i fulmini. Medics on duty. Così si impara. Qua poi ci sta. Prendiamo un cavallozzo. Ragazzi, datemi un cavallo, dai. Confisco. Andate, se qualcosa, andate a Castiglio a reclamare. Ok. Ah, qua teoricamente se andiamo semplicemente a fare il lanciarazzo dovrebbe. Guapo! Ma guarda là, c'è un altro coccodrillo! D'aiuto, guapo! Falla a prendere, guapo!
No, eh. E là ci sta anche... Insomma, io ho capito, ma si possono, non sono protetti, un minimo. Danny, the military keeps some of that depleted uranium by those anti-aircraft sites. Snatch me some so I can gift you more Supremos. And if you blow those cannons to bits, you can fly free as a bird in Yara skies. Beh, io queste cose non le ho capite. Comunque. Allora, poi... Yop! Abbiamo liberato... magicamente... lo spazio aereo. Vediamo un po' che sta qua dentro. Ci deve essere qualcosa qua dentro, no? Ora qua c'è la fotografia di Castillo. E poi ci sta un'arma fissa. Perché ci sta un'arma fissa qua? Allora, non lo sappiamo. Però adesso facciamo una nuova cosa. Facciamo un nuovo esperimento. Apparentemente qui, vediamo se... ma sotto qua dentro ci sta una cosa che si entra o non si entra. Quello che dico io. A che serve tutto? Questo hanno fatto pure lo spazio. Guarda qua, ci sta pure il tizio. Proviamo a vedere se sta qualcosa in questa torre. Ma anche un cecchino qua dentro ci hanno messo. Secondo me è un bug. Dopo, facciamo così. Teletrasportiamoci qua. Adesso vediamo un attimo se funziona questa tecnica. Prendiamo l'elicottero. Lo fa prendere? Perfetto. Vediamo come funziona. Spazio aereo interdetto. Scusami, e dove sta il punto di ritiro? Qua c'è una cassa. Però allora ragazzi, l'idea è questa qua, facile. Questo era il posto che avevamo fallito, quindi portiamo un attimo l'elicottero qua, parcheggiamo da questa parte, tipo qua, parcheggiamo. Andiamo a prendere la missione, riprendiamo l'elicottero, scendiamo fino a, a giù tutto e andiamo a prendere... allora. Ah, spazio per salire, perfetto. Ma dai, guarda là però, Speriamo che funziona questo super piano. Mitragliatrice. Ci abbiamo pure i razzi. Philly, who's this? Danny, you know the guerrilla you tried to blow up? Oh, the hero, che ola! What's this plantation look like? Giorgio l'ha detto, Danny. Ma dobbiamo trovare un posto dove atterrare, però. Tipo... you're in the west now. It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Is Balagal her size on a lieutenant? So she's probably inside. Who is she after? Dobbiamo... the Monteros play quiet here. And you might actually... vediamo come l'abbiamo parcheggiato, giusto per... oh, ragazzi, questo è un parcheggio professionale, Non abbiamo preso né gli alberi né le rocce. In Ghost Recon sarebbe stato impossibile farlo, Hey, Clara. Make contact with Carlos Montero yet? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Vai. Ah, yes, Camilla. Intercettazione. Dobbiamo andare là. Andiamo a prendere il nostro super elicottero. Collie wants to meet Carlos. It'll be great, Danny. Carlos?
is going to love you. Mm-hmm. Per il posto di guida, perfetto. Poi è bella questa cosa. Libertà can use those supplies. I just got to get there first. Mm-hmm. Come si fa? F4 messo comandi. Con control ci abbassiamo. Ok. Sotto ci arriviamo sicuro, no? Da era di coso per le posizioni missilistiche che non ci potrà fare assolutamente niente. Abbassi, cominciamo a abbassare. Forse ci abbassiamo troppo, però. Dovrebbe essere però abbassiamo. Ah, ma qua è dove siamo andati prima, vi ricordate che ci stavano le tre capanne? No, fermo, abbassiamoci qua. Ci stanno tutta sta gente. Data cura. Dove sta coso? Amigos. Guapo. Si carica. Guapo, vai. Oh, quello c'è il fuoco. Ci sta qualcun altro che ci sta sparando, però non riesco a capire dove sta. Mettiamoci qua dietro. Data cura. Eccolo là, l'ho visto. Adesso è rimasto. Due ancora ci sono. Ci sta quasi sempre quello col fuoco. E poi ci sta uno dietro a questa pianta. Eccolo là. Sono morti. Quello che abbiamo fatto quell'altra volta è stato assolutamente casuale, perché era un rifornimento come questo, però non ci ha dato, non era una missione in cui ci diceva dove stava il rifornimento, era semplicemente. This is a major hole. Clara, allora, siamo. Ci ha dato un miliardo di esperienza. Siamo diventati espia. Mm-hmm. Cioè, pure la polvere da sparo. Poi con l'altro che si prende. È sbagliato a premere. Volevo premere X per rubarmi la barca. Certo che. Guardate com'è bello questo posto. Ma dai, questo è veramente. C'è F3? Non c'è F3. Ragazzi, io credo che per oggi terminiamo qui. Guardate, adesso ci ha dato. Ah no, questo è il parco che avevamo preso noi. Questo era il punto di ritiro barche, però penso che già ce l'avevamo. Penso che per oggi, sì, assolutamente terminiamo la puntata qui. Domani andiamo a incontrare i Montenero da questa parte. Partiamo sicuramente da qui, quindi ci teletrasportiamo, andiamo a prendere quella cassa che stava a sinistra e poi continuiamo la missione principale. Io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani. Ciao.